Amici, facciamo un po' di unboxing insieme perché ho ricevuto un bel po' di cose e voglio condividere con voi perché tutte queste cose, perlomeno credo, perché alcune sono da Amazon, alcune cose non so da dove arrivano, però immagino che la maggior parte di queste cose mi serviranno per la mia ultramaratona nella Highlands scozzesi. Perché dovete sapere che c'è una lista infinita di cose obbligatorie da portarsi. Poi io sono totalmente nuovo all'ultra trail, quindi ovviamente ho dovuto comprarmi tutti quegli accessori che un podista di strada di solito non ha. Quindi vi faccio vedere che cosa ho ordinato. Vedo cose che riconosco. Il regolamento dice che bisogna portarsi una borsa totalmente impermeabile per mettere tutte le cose che poi serviranno nella camp night, perché la gara è di 2 tappe, quindi si corre il sabato, si arriva al 75° chilometro dove ci sarà un campsite, ovvero delle tende, dove si dormirà e in quel momento ovviamente ci sarà la possibilità di accedere a un bagaglio come questo appunto, dove all'interno ci sarà cibo, vestiti puliti, insomma tutto quello che serve poi per la seconda tappa. E questa borsa ovviamente viene portata poi dall'organizzazione nei vari posti, quindi questa è la borsa che ho comprato, un po' piccola, però mi sembra che il peso massimo sia di 6 kg, una roba del genere, comunque poco, perché ovviamente serve solo per una notte, quindi. Comunque tutte le cose che ho comprato le metto sotto in descrizione così potete andarle a vedere. Comunque non male questa borsa. Poi cos'altro ho comprato? Ah, questo è il materassino, è un materassino per dormire appunto in tenda la notte del sabato. È un materassino gonfiabile, poi dopo magari ve lo faccio vedere. Poi, ah, questo è il fischietto obbligatorio in caso d'emergenza. Questa dovrebbe essere una mega batteria che mi servirà ovviamente per tenere sotto carica il cellulare, l'orologio GPS e ovviamente anche la GoPro perché vi porterò con me e dovrebbe essere una batteria da 30.000 ampere con tanto di flashlight. E qua dentro, ultima cosa di questo pacco enorme, c'è la sleeping bag che dovrebbe funzionare tra i 10 gradi e i meno 10, quindi insomma perfetta per le temperature scozzesi a maggio. Ci dovrebbero essere tra i 0 e i 10 gradi in Scozia, nelle Highlands scozzesi. Piccolina, non pesa tanto. E questo è il primo pacco. Poi è arrivato quest'altro pacco che penso di sapere che cosa sia, però non ne sono sicuro. In realtà sto ancora aspettando tanta altra roba, non avete idea delle cose che ho dovuto ordinare. Poi vi faccio vedere la lista obbligatoria. Non sono ovviamente abituato, per me è tutto nuovo questo, perché io ovviamente venendo dalla corsa su strada, tutte queste cose non esistono. Ah, questo è lo zainetto della Salomon che ho comprato direttamente sul sito della Salomon, perché mi serviva uno zainetto un pochettino più capiente, perché ovviamente mi devo portare dietro tutte le cose obbligatorie. Questo è quello che ho preso, fatemi dire il modello, è il ADV Skin 12 dovrebbe essere il nome e dovrebbe permettermi di mettere tutte le cose obbligatorie da portarsi in gara, ovvero ovviamente i liquidi, un po' di calorie, barrette, cose del genere e la giacca a vento. Per concludere, mi è arrivato quest'altro pacco qui che non ho idea che roba è perché non è da Amazon. La Energy Fuel Energy Blend, questo è un preparato naturale per l'integrazione, quindi praticamente liquidi da utilizzare durante la gara. Sono curioso di provarlo in allenamento perché poi se mi trovo bene ovviamente lo porterò anche in gara. Anche questo lo metto sotto in descrizione. Tra l'altro con 33 Fuel sapete che abbiamo gli sconti 10% usando il codice ESCO A CORRE. Bene, per ora è tutto qua.
Allora, devo dire che inizio, si può dire su YouTube, ma sì, diciamolo, inizio a c***armi sotto, perché la data dell'ultramaratona si sta avvicinando molto velocemente. Io questa settimana sono nel picco della mia preparazione e l'ho già detto in un altro video, non è che mi sia preparato proprio perfettamente, un po' a causa del Covid, della situazione in cui siamo, dove non sapevo fino all'ultimo se effettivamente avrei fatto questa gara o una gara nettamente più breve, ovvero una 50 km nel Sarri, sempre un'ultramaratona, sempre fuori dalla mia comfort zone, perché io sono maratoneta, però ovviamente una gara totalmente diversa. Ora che è tutto ufficiale, ci hanno dato l'ufficialità praticamente una settimana e mezzo fa, ho detto ok, questa cosa, this shit is real, come diciamo qua in UK. Sì, manca pochissimo, questa è la settimana picco, la settimana dove sto doppiando tutti i giorni, arriverò a correre oltre 160 km, la seconda volta in carriera che corro così tanti chilometri, e questo weekend correrò una 30 km il sabato e una 50 km la domenica. Una follia totale per me, perché non so come reagiranno le mie gambe. La settimana scorsa, quella che abbiamo chiuso, ho fatto il mio lunghissimo da 46 km. Devo dire, non male, perché poi lunedì non stavo poi così male. Quindi insomma, diciamo che la cosa positiva è che sto ricevendo un botto di pacchi. Perché dovete sapere, probabilmente lo saprete meglio di me, voi esperti di ultramaratone, di trail, che per fare un trail di questo genere c'è una lista infinita di cose da doversi portare dietro. Veramente infinita. Delle cose obbligatorie da portarsi durante la gara, abbiamo la bellezza di 15 elementi, di cui altri 6 che vanno portate nel campsite, che adesso vi racconto, e poi c'è un'altra lista quasi infinita di highly recommended items, ovvero cose che sono consigliate, non obbligatorie, ma molto consigliate, estremamente consigliate. Perché tutta questa lista? Perché è una gara un po' particolare, si corre sia il sabato che la domenica, e tra il sabato e la domenica praticamente si dorme in tenda, ovvero è una gara nelle Highlands scozzesi, nel mezzo della natura più vasta, in mezzo alle montagne scozzesi, vicino al lago di Loch Ness, anzi la gara è proprio intorno al lago di Loch Ness, e il sabato notte si dorme praticamente 75 km, perché la prima tappa è di 75 km all'interno delle Highlands, per poi dopo la domenica rientrare. E lì non c'è nulla, ti danno l'acqua bollente per poter fare da mangiare, e ovviamente bisogna portarsi tutte le cose obbligatorie per quello, ma anche in gara ovviamente per sicurezza c'è una lista obbligatoria di cose da portarsi. E quindi ho ordinato un sacco di cose che non ho mai posseduto, un sacco di cose che probabilmente non so neanche utilizzare, però qua dentro ci sono le scarpe da trail. Scarpa ha deciso di mandarmi delle scarpe da provare, in maniera che io possa scegliere, perché no ragazzi, non ho ancora scelto con quale scarpe correrò questo trail, perché non ho esperienza, lo dico molto chiaramente, non ho esperienza su trail di questo genere. Ho fatto trail in passato, magari sicuramente più brevi, mi sembra il trail più lungo che abbia fatto sono 30 km, questa è una gara totalmente diversa, e quindi devo capire che roba. Guarda che bella questa scatola. Scarpa mi ha detto: guarda, c'è questo prodotto nuovo, abbiamo lanciato sul mercato, e provala perché secondo noi può essere perfetta per la tua gara. È una scarpa da ultramaratona trail, è molto bella, devo dire, il colore mi piace tantissimo, e questa è la Spin Infinity di scarpa, con una suola Vibram Mega Grip, bellissima. La Vibram Mega Grip è praticamente una delle migliori suole in commercio, se non assolutamente la migliore, e dentro anche la soletta della Ortholite che utilizza anche Topo Athletics, con cui mi trovo, devo dire, benissimo. La proverò in questi giorni per capire se questa può essere la scarpa che mi porterò in gara. È fondamentale fare un bel po' di chilometri sulla scarpa che poi si utilizzerà in gara, a maggior ragione se la gara è un'ultramaratona dove sulla scarpa bisogna starci a lungo e correrci tanti chilometri. Detto questo, vi voglio raccontare un pochettino come mi sto preparando in questa settimana chiave. Questa è la settimana picco per me, quella che mi porterà poi al tapering, al periodo di scarico di 2 settimane
per poi partire per la Scozia ed avere le gambe pronte per affrontare questa gara di 125 km. Devo dire che ho avuto una bella conversazione con Roberto Martini, che mi ha aiutato, diciamo, ha dato qualche chicca, quindi lo ringrazio anche pubblicamente. Mi ha aiutato a sistemare l'ultima settimana di allenamento, perché questa in realtà è la settimana più importante. Purtroppo non ho preparato questa gara benissimo, proprio per a causa del Covid, non sapevo fino all'ultimo se l'avrei fatto o meno, e quindi ho dovuto inserire all'interno delle ultime tre settimane di preparazione tutto quello che non sono riuscito a fare prima, quindi dislivello, i lavori un pochettino più specifici appunto in salita su trail, i lunghissimi, i doppi lunghi. E infatti questa settimana andrò a correre sabato 30 km e poi domenica 50 km, quindi un back to back long run, che per me sarà probabilmente la sfida più importante di questa preparazione, perché 30 km non sono pochi, e poi correre nei 50, che è praticamente una ultramaratona, sarà veramente difficile. La settimana scorsa ho corso domenica 46 km dopo averne fatti 20 il giorno prima, il sabato. Perché questo? Perché la gara che vado a fare appunto è una doppia gara, una 75 km il sabato e poi la domenica 50 km, 125 in totale, con quasi 4000 metri di dislivello. Quindi devo assolutamente essere in grado di poter affrontare la seconda giornata e poterla finire nel migliore dei modi. Questo è un allenamento di solito molto adeguato per chi fa le gare a tappe, quindi è una preparazione diciamo proprio disegnata per le gare a tappe. Questa settimana sto facendo doppi allenamenti, perché devo correre più di 160 km, più di 100 miglia in questa settimana di picco di chilometri. Settimana scorsa ne ho corsi 145 e quella prima ancora 120, quindi è stata una ascesa diciamo verso il picco, per poi dopo scendere, perché finita questa settimana correrò una centinaia, 110 circa chilometri, e poi la settimana della gara farò uno scarico quasi totale, dove farò magari 3 o 4 uscite, però giusto per far girare un pochettino le gambe. Quindi è una vera e propria piramide, dove si sale, si sale, si sale e poi si va a scendere. Non faccio lavori specifici troppo impegnativi, proprio perché questa settimana è di altissimo volume, quindi c'è tanta quantità e poca qualità. La qualità la metterò la settimana prossima, quella di tapering, dove inserirò magari qualche lavoro un po' più veloce. Sicuramente in questa settimana lavorerò ancora su dislivelli, quindi farò allenamenti dove ho 300-400 metri di dislivello. Ovviamente vorrei farne di più, però per me già farne 300 o 400 qua a Londra non è facilissimo. Certo che se abitassi in Italia o sulle Alpi andrei sicuramente a correre in montagna e prepararmi meglio, diciamo, per il dislivello che dovrò fare, però questo è quello che ho e mi devo arrangiare con questo. Non farò altri lavori specifici se non un fartlek, giusto per far girare un pochettino le gambe, anche perché il mio ritmo di gara non sarà elevatissimo, stiamo parlando di 125 km e quindi sarà molto lontano dai miei ritmi di gara sulla 10 km, sulla mezza o sulla maratona. Sono ritmi da lento o anche più lento, proprio perché dislivello, trail più la condizione di tanti chilometri ovviamente non ci permetterà di correre fortissimo. E in più mi devo anche abituare a correre con un po' di peso, perché devo portarmi dietro la mia giacchetta con l'acqua, l'idratazione, 1,5 litri di acqua minimo da regolamento, più tutto quello che mi porterò dietro. Penso di portarmi, anzi sicuramente mi porterò la GoPro con un paio di batterie. Mi devo portare dietro le calorie obbligatorie, che sono 800 le calorie obbligatorie da portarsi dietro, quindi mi devo portare tra gel e altre cose da mangiare, insomma un bel po' di peso. E in più sicuramente mi devo portare tutte le cose d'emergenza, ovviamente il keyway, quindi una giacca idrorepellente contro il vento, il freddo, l'acqua eccetera, anche perché saremo in Scozia e lì può succedere veramente di tutto. Così come mi devo portare, così vi racconto anche il kit obbligatorio per chi non è abituato a fare gare di questo genere, tutti gli indumenti ovviamente sono obbligatori, dalle calze, il cappello, il buff per coprirsi anche per questione del Covid. Tra l'altro è obbligatorio anche un fischietto d'emergenza, un orologio GPS, la crema solare, un kit d'emergenza first aid e un telefono cellulare smartphone pienamente caricato. L'unica cosa che non ho ancora programmata
alla perfezione è l'alimentazione, non tanto in gara, che quella la sto testando e penso di essere arrivato a una quadra. L'unico dubbio che ho ancora è appunto che cosa portarmi dietro da mangiare nel camp. Penso di avervi detto tutto. La domanda del giorno è: avete mai corso un'ultramaratona? E se sì, qual è stata la vostra ultramaratona preferita? Raccontateci, ispirateci. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, se non vi siete ancora iscritti per favore fatelo, perché vi porterò con me in Scozia, continuo a raccontarvi come sta andando questa giornata, vi continuerò a raccontare come sta andando questa settimana da 160 e passa chilometri, vi racconterò come va il doppio allenamento, insomma. Iscrivetevi, mi raccomando. Se non l'avete ancora fatto, passate anche sullo shop di Ascolcorrere a vedere il cappellino, il buff, insomma tutti i gadget che abbiamo. Ogni acquisto ovviamente aiuta a sostenere il canale, e passate anche a trovarci su escoacorrere.com. Detto questo, mi raccomando, cosa più importante in assoluto, correte e fate l'amore. Ciao.